Lo vediamo ogni giorno di più intorno a noi. Chi ha i poteri ne abusa. Ma gli Avengers non erano così. Non ne ho mai dubitato. Penso che tutto sia accaduto per un motivo. Forse è proprio quello che stavo aspettando. Forse sono finalmente parte di qualcosa di più grande. Si vede il ponte, Abu, guarda! Era ora. I sedili non si inclinano. È bellissimo. Perché lo chiamano Golden Gate Bridge se non è dorato? Ci sono così tanti bambini. Scommetto che le loro storie sono incredibili. Competizione serve a renderci più forti. E se la mia storia non dovesse piacergli, se non fosse adatta? Deve essere perfetta, capisci? Quando sei nata, dissero che avevi degli occhi da triglia. Cosa? Ma io pensai che i tuoi occhi fossero la cosa più bella del mondo. Siamo tutti unici, Kamala. E tu devi esserne orgogliosa. Ti voglio bene, Abu. Io più di te. E sono sicuro che tu possa vincere. Oh, riesci a immaginartelo? E il vincitore per la miglior fanfiction di sempre è... Avengers contro le lucertole malvagie delle fogne di Kamala Khan! E la folla comincia a esultare! Questo è lo spirito! Ma che tu vinca o tu perda... Oh, starò comunque bene, Abu. Oh, Beta, il bene non è parte di te. È qualcosa che fai. Esattamente. A sinistra è il quartier generale Avengers della West Coast. Presto la tireremo sulla Chimera. Presto, Abu, andiamo! D'accordo, d'accordo. Cerca di stare calma. Incredibile. Concorso di fanfiction, arrivo! Benvenuti all'Avengers Day! Ciao, finalista. Posso chiedere il tuo nome? Kamala Khan. E questo è il mio papà. Yusuf. I Khan, ottimo! Provate la nostra caccia al fumetto. Se li recuperate tutti e cinque, potrete accedere alla balconata VIP. Quando li avrete tutti, passate il vostro telefono davanti all'ascensore e potrete salire. Divertitevi. Non hai già abbastanza fumetti? Ma la balconata VIP! Devo farlo! Bisogna scansire i codici a barre per ottenere il pass VIP. Un fumetto per ogni step. Non so... D'accordo, proviamo. Kamala, forte come un... E vai, ho un numero! Devo trovare gli altri. Mi hai visto vincere al gioco Hulk Spacca? Con quelle bra... Oh, il tiro al bersaglio di Widow Spy! Sembra che dovrò giocare se voglio uno di quei fumetti. E
Non male, Kamala. Davvero niente male. E questo numero ora è mio. Sì, dove è andato? Volete uno dei nostri fumettini? Ah, maledizione. Tutto bene? No, ho già questo numero. Mi serve quello di Captain America per completare la serie. Aspetta, se trovi dei doppioni, vuoi fare cambio? Certo! Figo! Ci vediamo dopo. Andiamo, andiamo! Vuole provare lei, signorina? No, questo è vuoto! Ma quelli sono... Oh, cavoli, quanti repulsori! Oh, cavolo! Oh, è davvero bellissimo! Ah, ma che atrocità è mai questa? Ah, chiedo scusa. Sei molto piccola, è difficile vederti. Non devi temere dinanzi al figlio di Odino, anche se ne comprendo l'istinto. Come ti chiami? Oh, Kamala Khan. Uh-huh. E cos'è quell'aggeggio che tieni lì? Un raggiomone ad alta densità, il guanto repulsore della Mark III, il primo amore di Tony Stark. Per la barba di Odino, fa paura quasi quanto il suo proprietario. Oh, sei simpatico. Sì, lo so. Ammira una vera arma che non necessita di migliorie. Oh, cavolo. Chi impugnerà questo martello se sarà degno, degna, possiederà il potere di Thor. Esatto. La differenza tra i giocattoli di Stark e la potenza di un dio. Sì, può darsi. Ma un eroe dovrà pure iniziare, no? Giusto? Sì, sì, certo. Sei davvero molto saggia per essere così giovane. Grazie. Anche tu. Kamala Khan. Mi ricorderò il tuo nome. Non posso credere di aver incontrato il dio del tuono. Troppo figo. Fumetti, premio, concentrati. Oh no, è finito. Lo scudo di Cap della Seconda Guerra Mondiale con cui ha colpito Hitler. È fantastico. Spostati. Scusatemi. Il concorso è solo per veri fan. Ehi, perché pensi che non sia una vera fan? Anch'io ho il diritto di stare qui. Credi che gli Avengers abbiano letto la tua storiella? Ma sparisci. Quando la folla e la stampa e il mondo ti dicono di spostarti, tu piantati come un albero accanto al fiume della verità e di a tutti no. Spostatevi voi. Cosa? Non sai chi è? Un vero fan, sì. Sì, come ti pare. Andiamo via. Grandioso, hanno finito i fumetti. Sai, per quel che vale, sei stata molto coraggiosa. Grazie. Sei una fan di Captain Marvel. Non è qui, ma le saresti piaciuta. Scusa, ma tu sei Captain America. Io sono Kamala. Kamala Khan. Khan. La tua storia, le malvagie lucertole... Lucertole delle fogne, sì. Sì, sì. A Thor è piaciuta molto. Ha detto che hanno avuto un problema simile ad Asgard. Hai letto la mia storia? Tutte quante. E
incredibile! Ehi, Cap, dobbiamo andare sul palco. Tarton è impaziente. Hai visto Thor? Dovrebbe essere arrivato. Io sì. Sì, pochi minuti fa era allo stand di Stark. Però probabilmente non è più lì perché si è allontanato. Lei chi è? Nat, permettimi di presentarti una concorrente. Lei è Kamala Khan, esperta di lucertole malvagie delle fumie. Oh, certo. Quella cosa che mi hai fatto fare col tombino era niente male. Non è nulla rispetto al tuo scontro con Madame Hydra. Quello era forte. Dobbiamo salire sul palco. Sì, a presto, Kamala. Ci si vede? Ci vediamo. Oh, quello era Captain America. E Black Widow. Ah, muoio! Hai una penna. E un altro numero è mio. So che pensate di farcela. Posso provarci? Provate. Sei sicuro? C'ero quasi. Quasi degna e comunque. Ecco il tuo fumo. Grazie. Ci sono quasi. Balconata VIP, arrivo. Signori e signore. Forte, altri fumetti. Non farti influenzare. Quelli dallo sono show gli di scienziati che ho visto in TV. Il Terrigen non è un gioco per milionari e per la gente. E può ancora esserlo. Ora concentrati e pensa a ciò che conta. Con il nostro lavoro cambieremo il mondo, George. So che non ti piace lo sfarzo, ma ne varrà la pena, vedrai. Vorrà controllo e guadagno. Non glielo permetteremo. Questo è il tuo momento. Con i fondi della Stark e la tua mente, sarai un eroe per tutta questa gente. Non capisci? Siamo così vicini. Eccoti qui. Bruce. Sei sparita stamattina. Colpa del lavoro, scusa. Ma certo, lo so. Che cosa c'è? Niente. È solo che stiamo ricevendo strane rilevazioni dal reattore. George, era giusto. Forse è troppo presto per annunciarlo in pubblico. Credi che potremmo controllare un'altra volta i calcoli? Hm? Oh, sì, certo. Oh, grazie, scusami tanto. Ehi, che ci fai qui dietro? Mi sono persa. Come no? Ma ora torniamo all'evento principale, ok? No, non ho già questo numero. Aspetta, forse posso scambiare questo numero con quel bambino. Ehi, ho il numero che volevi. Fantastico, facciamo cambio. È stato un piacere fare affari con te. Ora che li ho tutti, potrò accedere alla balconata VIP. Ricordatevi di collezionare 5 fumetti esclusivi per accedere alla balconata VIP del evento principale. Direttore Fury. Direttore, ha considerato che il reattore dell'elivelivolo potrebbe non riuscire a contenere questo Terrigen? Non conosciamo ancora... Ti fermo subito. Non saremmo andati avanti se il progetto non fosse sicuro. La Chimera offrirà sicurezza, protezione degli Avengers e dello SHIELD combinati. Grazie. Bruno non riuscirà a credere ai suoi occhi. Ehi, ragazzina, sta attenta. Ok. Beta, ecco l'ascensore per la tua balconata esclusiva. Richiede la scansione. Up
apriti sesamo, signori supremi dei fumetti! Cosa non va? Andiamo via da qui. Vieni. Sembra grosso per essere un incidente. Non esistono incidenti. Thor, Tony, controllate. Vado subito. Stammi dietro. Prepara il Quinjet. Non si sa mai. Ok. Aspettando? Sì, ovviamente. Volevo recuperarti. Wow! Qui sì che si fa molto più interessante. Dobbiamo darci una mossa. Io sono da lì. Thor, prova ad aprire una strada sul ponte. Ok. Via, via, via! Ci sono almeno due macchine di uomini armati. Ci servono rinforzi. Non siete degni. Tony, Thor, la situazione. Ci sono mortali bloccati e parecchi omini armati e arrabbiati. Ho appena preso un autobus. Forse avrei dovuto fare una colazione più abbondante. Sto per farlo. Thor, grazie per l'aiuto. Abbiamo dei civili bloccati dietro le barricate. Ho capito, state dietro di me. Allora ci passo io. Siamo noi a te, Thor. Thor, salvaci! Sarà divertente. Thor, con chi abbiamo a che fare? Non si sono presentati. Aspetta, quelle armi appartengono allo SHIELD. Provo a contattare il comandante Hill. Cap, hanno scelto proprio oggi per un motivo. Lo penso anch'io, Bruce. Resterò sulla Chimera finché non avremo scoperto che succede. Aiutami, ti prego! Sei ferito? No, solo intrappolato. Per tua fortuna, sono potente. Grazie, Thor. Corri al sicuro. Thor! Thor, grazie! State giù, rinforzi in arrivo. Yeah!
Ehi, dio del suono! Chi ha detto che potevi prenderti tutto il divertimento? Devo ammetterlo, quello è stato notevole. Preso? Spavaldo! Mi piace. Arrivano! Degli scudi, Pizzarro. Non è finita, Star. Beh, tornate indietro. Ho appena ricevuto conferma. Stamattina hanno rubato un convoglio SHIELD. È uno di quei presi mazzottini di fiori che non leggo mai? E dai, Tony, sono importanti. Ok, come vuoi. Anzi, Vulcan. Chiedo che Fury abbia tenuto la mia tecnologia migliore tutta insieme. Quei razzi finiranno per destabilizzare il ponte. Sì, lo so, li ho costruiti io. Dovremmo mettere in sicurezza il cristallo terrigeno se dovessero colpirlo. Sono già all'opera. Il dottor Tarton sta scendendo nella stanza del reattore. State al riparo! Ok, chi di voi comparse da film di serie B mi ha sparato? Avenger, il convoglio trasporta prototipi SHIELD segreti. Fury sta cercando l'elenco di carico completo. Lil! Come sta il tuo gatto? Dì a Fury che adoro farmi sparare addosso con le mie stesse armi. Vi terremo aggiornati e Gus sta bene. Ah, io non lo sapevo che stessi ancora ascoltando. Via, via, via! Mi aspettavo che questi idioti si fossero dati alla fuga ormai. Ho l'impressione che non abbiamo ancora visto tutto. Sta succedendo qualcos'altro qui. Di chi è stata la brillante idea di dotare i camion SHIELD di torrette? Tony! Ah, giusto! Via! La nave non è pronta per volare. Perché si muove? Qualcuno ha avviato i protocolli di sicurezza. L'autopilota della Chimera è inserito. Servono rinforzi. Rientriamo. Negativo. Proteggete il ponte. Quelle armi non devono entrare in città. Ricevuto. Tocca a te, Bruce. Sì. Thank you.
Sono proprio fastidiosi, eh? Arrivo! Mi aspettavo più fan club e festelle. Concentrati, Tony. Avengers, come sta andando? Quei carri stanno distruggendo il ponte. Se non li fermiamo, potrebbe crollare. Sbrigati, bestione. Non resisterà ancora a lungo. Lo vedo! Hulk, scendo con il Quinjet per atterrare! Le invenzioni sono pericolose, Stark. Ehi, quelle armi erano per i buoni. Pensi che si tratti di un gioco? Non è il momento! Concentratevi, ok? Cap, cosa succede lassù? Non lo so, Nat. Un malfunzionamento del reattore. Le rilevazioni sui monitor sono strane. Pare che una fonte di calore ci attiri. Nat distruggerà la città! Ripeti, Cap, non riesco a sentire. Nat, mi ricevi? Attenzione! La chimera è sotto attacco! Evacuati i civili! Granata! Via, via, via! Mi ricevi? Nat! Tarton, ci sei? Siamo isolati! Captain, abbiamo un problema! Lo so, vogliono rubare la chimera! Non quello! Non ho mai visto rilevazioni simili! Arrivo il prima possibile! Si stabilizzerà. La struttura molecolare del Terrigen si sta scomponendo in un gas. Qualche cosa là sotto sta inviando energia al reattore. Ed è straordinario. Abbassiamo. Doc, ti richiamo. La nave non resisterà ancora a lungo. Ci sto provando. Tarton! Tarton! Avengers, mi sentite? Che sta succedendo là fuori? Il pastore in vista! Il pastore?
sentite, il convoglio trasporta una bomba a distruzione sonica altamente letale. Il piano dei nemici è di farla esplodere in città. Precipitiamo. Ve lo ripeto, abbiamo una bomba sonica. Andate a recuperarla subito. Sonica, mi prendi in giro? Pensavo che le avessero vietate. Diamo un'occhiata, va bene? Quella si chiama entrata. Taskmaster. Prendiamo il detonatore. Se esplodesse potrebbe sciogliere tutto nel raggio di 20 km. Beh, cosa stiamo aspettando? Ro! Da un ex agente in città all'altro. Cambi indietro.